1.500 euro per i progetti più innovativi ed interessanti espressi nelle tesi di laurea. A tanto ammontano i premi del bando di concorso nazionale espresso da Fondazione Cogeme assieme a LGH e AUB2 dal titolo Si può fare di più e dedicato a valorizzare le migliori tesi di laurea legate ai temi dell'energia, delle risorse idriche, della gestione dei rifiuti e dell'informatizzazione. I lavori sono stati riconosciuti per la validità e singolarità del loro approccio e per le ricadute pratiche che avranno sulle aziende e sugli addetti del settore. Questi ragazzi hanno affrontato dei temi non facili, ma dando delle soluzioni che sono spendibili nel mercato delle idee, quindi nel portare sia l'azienda ma anche a noi stessi che lavoriamo nel settore delle proposte assolutamente trasformabili. Certo, sono proposte che vanno elaborate poi da chi opera nei vari settori, ma hanno una concretezza ideale assolutamente sostenibile. C'è un altro elemento: quando si affrontano questi temi c'è un elemento valoriale che in questo caso è stato assolutamente evidenziato. 5 i premi, con ben due bresciani tra i vincitori: Metelli Roberto di Coccaglio per la sua tesi sui processi di informatizzazione della pubblica amministrazione e Biasi Betti Michela per il suo lavoro sulla rete idrica di Cremona. Riconosco che questo premio per un giovane neolaureato è un grande riconoscimento, perché comunque invoglia davvero a fare di più, così come dice lo slogan, no? Si può fare di più, e in particolare ad approcciarsi al mondo del lavoro, che può essere il mondo della ricerca piuttosto che il mondo della progettazione. Quindi direi che è un'ottima opportunità e una motivazione in più ad approcciarsi a queste tematiche. Menzione speciale per un altro bresciano, Salvatore Carulli, per il suo lavoro sullo sfruttamento del territorio. Riconoscimenti anche per due torinesi, Anna Maria Senor e Federico Seguro, e per Andrea Temporelli di Novara.